Parte da Marlia, ma interessa anche Carraia, il nuovo progetto Strade Vivibili, uno dei punti prioritari del programma di governo dell'amministrazione del Chiaro a Capannori, che ha l'obiettivo di riqualificare i centri abitati e le vie residenziali del territorio per renderle più sicure e più a misura d'uomo. Sono in corso alcuni lavori che riguardano in particolare via dei Masini, ma che più in generale interessano il sistema di viabilità via Spadoni, via Lombarda, via del Masini. L'intervento è stato illustrato questa mattina, proprio a Marlia, dal sindaco Giordano Del Chiaro, dal vice sindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Francesconi. Qua siamo in via dei Masini, dove è in corso la realizzazione del marciapiede. I lavori proseguiranno, oltre che con il marciapiede, anche con incroci rialzati, attraversamenti rialzati, qua sulla direttrice via Masini, via Lombarda, ma anche in via di Carraia, quindi due viabilità comunque che necessitavano un intervento, un intervento per una maggiore sicurezza, per permettere ai pedoni, ai ciclisti di vivere con più tranquillità le strade nei nostri centri urbani. Per quanto riguarda Carraia, il progetto Strade Vivibili prevede la realizzazione di un marciapiede lungo circa 200 metri in via di Carraia, che inizierà subito dopo la scuola primaria e proseguirà in direzione Lucca. Sempre in via di Carraia sono in fase di ultimazione due attraversamenti pedonali protetti ed è stata realizzata una mini rotatoria all'incrocio tra via di Carraia e via della Chiesa di Torino.